di mogliettine, la tua mi ha scritto: ehi, bastardino figlio di puttanina, che cazzo dici? Sì, non ti dico cosa ha scritto a me. Ma stavo scherzando, dai. Comunque ha ragione Fabio, sembravi la scatola del Crystal Ball. Ti faccio sentire? Sì, una bella testata contro il mobile. Ti faccio sentire? Sì, una bella testata contro il mobile. Adesso? Va bene amore, va bene, diventerà grosso e forte. Ma dopo io mi metto la pomata. Brava, sì. Brava. Allora tirane un'altra e due, dai, così proprio per finire in bellezza. Sì, amore mio. Senti forte. Hai sentito? Senti forte. Hai sentito? Sì, ti amo. Senti, allora c'è un articolo che riguarda molto Luca Alba da vicino. Ah, crisi anche per i super ricchi, persi 70 miliardi di dollari negli ultimi anni di crisi. Sì. Anche, pensa, anche Bill Gates, tuo caro amico, immagino. Sì, un po' che non lo sento, Marco. Guglielmo. Sì, ma hanno detto che non è stato tanto bene. Mamma di colite. Posso immaginare, cioè, se tu leggi qua, ha visto assottigliarsi la sua fortuna passata da 79,2 miliardi di dollari a 75 miliardi di dollari. Ma che fa male? Cazzo. Fa male, ragazzi. No. Voi non immaginate quanto comunque, ragazzi. Allora ti spiego, è un po' come se ti manca proprio la terra sotto i piedi, capisci? Ecco, ma perdere 4 miliardi di dollari così da un anno con l'altro. Su 79, però. Su 79, allora ti spiego. Cosa comporta? Innanzitutto mi ricordavo di più. Vabbè, comunque. Ti ricordavi in base a cosa? Cioè, cosa comporta? Cioè, che rinunce deve fare un miliardario se perde 4 miliardi su 79? Cazzo, Marco, tanti e parecchi. Allora, per esempio, tu sai che una barca da 60 metri ha circa 23 persone di equipaggio. Giusto? Non lo sapevo. Già, no. Sì, perché c'è il medico. Tu devi sapere che la gente che non è italiana, tutti gli amatori che non sono italiani, hanno il medico sopra la barca, fisso. Ecco, per esempio, esatto. Quindi cosa succede? Che per esempio ti potresti privare del medico fisso. Porca miseria. A me queste cose non piacciono, infatti io lo tengo sempre, Marco. Constellation ha sempre il medico. Ma Constellation, ho letto tra l'altro, che è una barca che non esiste più, cioè era stata fatta tipo negli anni 50 e poi Hai letto malissimo, Marco, la barca l'ho fatta fare mi sembra 2006. Mi sembra. Cantiere Alba Luca, Alba S.p.A. Ma chi? Ma sei testa di cazzo oggi? Poi lo so, tipo leggevo, chi invece ha fatto il balzo in avanti è Mark Zuckerberg, che ha praticamente guadagnato 11 miliardi di dollari in questa crisi, perché la gente, lo ricordiamo, non avendo un cazzo da fare, va su Facebook e arricchisce sto faccia di merda. Madonna quanto. Sai che se ti becco in giù ti ho un pugno sui denti. Sai che ha rovinato il mondo, ma poi è brutto come la merda. Dio, vabbè, ma perché gli hai dato i miliardi a uno? Ma dividili, Cristo! Vabbè. Quanta gente con la faccia di cazzo c'è nel mondo? Tantissima, ma tutti a lui li devi dare, dai cazzo. Non è sarà possibile. Per compensazione, Marco, sarà anche bello, figo, col cazzo lungo, cioè non lo ma so. Ma capì, ma c'ha 44,6 miliardi di dollari di patrimonio, però, che cazzo se deve fare? Allora, considerando che Zuckerberg vive in una casa tranquilla, mi sembra che abbia scelto di non vivere in un lusso incredibile. Sì, poi a me questa gente mi sta sul cazzo. Sì, radical chic del cazzo. Sì, come quello dell'IKEA che dicono il padrone dell'IKEA abita in un trilocale normalissimo arredato IKEA, ma vai a fanculo. Ma non è vero. Ma sai che se io avevo 44 milioni di dollari. Miliardi. Cosa? Non riesco neanche lì. Io prendevo due Lamborghini, cambiavo il parabrezza per farmi gli occhiali. Facevo segare la macchina, mettevo le astille e indossavo due Lamborghini come occhiali, cazzo. Con tutti quei soldi. Io inducevo i cuochi ad autocucinarsi. Volevo mangiare carne di cracco la sera, cazzo. Schiaffeggiavi cracco con cannavacciuolo. Vedi, sei una merda, perché anche tu, se tu avessi 44 miliardi, non pensi subito a aiutare il prossimo, vedi, fai schifo. Ma certo che l'aiuto, ma stai scherzando? Come lo aiuto? In modo incredibile. Cioè, tipo, fammi riflettere un attimo. Ci sarà pure qualcosa da far fare. Ma no, far fare, cioè aiutare il prossimo. Ma cioè, dici proprio a dare i soldi? Ma tutti? No, però ce n'hai 44 di miliardi per far fuori un miliardo, ci metti sei vite, cioè scusa. Quei 5-20 euro. Ma sai, fra
fare una spesellata alla vita è faticosa, ragazzi. Allora capisci perché Dio non te li dà? Perché saresti un egoista di merda, capisci? Sì, però felicissimo. Cioè, se io avessi 44 miliardi di dollari per levarmi il sorriso 12 ore di sala operatoria da morto, cioè mi devono fare una bara che non devono più aprire perché l'espressione mette in imbarazzo la gente. Ci vogliono tre puntate di Grey's Anatomy per cancellarlo. Stai scherzando? Voglio con sei cazzi dietro la schiena come il triceratopo. Per fortuna però noi ci possiamo arricchire, noi che facciamo questo lavoro, che facciamo i dischi, grazie ai proventi dei diritti d'autore. Ma vaffanculo, va, per favore, che a me arrivano 43 euro all'anno, di cui 41 a Equitalia vanno, quindi c'è, cioè, che cazzo. Beh, anche tu non comunque hai, è successo investire. È successo un fatto che è finito su tutti i giornali. Questa signora che ha un negozio di parrucchiere, ha, se non sbaglio, gli ha suonato il telefono. Sì. Casualmente c'era uno che lavorava alla CIA all'interno, sì, del suo negozio, ha sentito suonare il telefono e la suoneria del telefono, questo è quello che ha raccontato, sì, lei, ha suonato la suoneria del suo telefono, che era una canzone molto famosa. Esatto. E quindi, diffondendo questa canzone all'interno del suo negozio di parrucchiere, è stata multata da questo signore della CIA. Fabio ha indagato e ha chiamato proprio un tizio alla CIA. Ci ha chiamato lui. Lui ha detto, chiamato lui? Sì, sì, ci ha chiamato lui. Ha detto: l'articolo che avete pubblicato su Facebook è merda. Ah, ti dico io come sono andate le cose. E allora ascoltiamole.